La scomparsa di Diego Armando Maradona ha lasciato un vuoto nel cuore dei tifosi napoletani. Abbiamo chiesto ai cittadini di Torre del Greco i loro ricordi di quando il Pibe d'Oro faceva sognare gli azzurri. Ieri è scomparso Diego Armando Maradona, cosa sente? È morto il re del Napoli, un idolo, un qualcosa di indescrivibile. Insomma, non ne nasceranno più altri così. Era tutto per noi. Maradona è un esempio per tutti i ragazzi, una persona generosa, un uomo speciale, nonostante i suoi errori, perché lui, voglio dire, ne ha commessi tanti, ma era speciale, non ho parole, sono solo commossa. Io da tifoso sento un dolore tremendo, perché poi con lui ho vissuto dei momenti, non con lui personalmente, nel calcio e con lui tutti gli anni che è arrivato, ho fatto tutti gli anni l'abbonamento e sono stato sempre presente sul campo proprio per ammirarlo, perché era un grande. Poi ieri ho sentito Bruscalotti che piangeva e ha detto qualcosa della sua vita privata con lui ed è stato per lui un grande fratello e Bruscalotti ieri piangeva fortemente. Lei è d'accordo a intitolare il San Paolo a lui? D'accordissimo, perché sicuro non lo dimenticheremo mai, ma con il nome, con il stadio intestato a lui, con il nome suo, noi saremo sempre felici di dire questo nome, non vado al San Paolo, vado dal campo dove è stato il grande campione Diego Armando Maradona. Cosa sentite dopo la morte di Maradona? Dopo la morte di Maradona è un grande dispiacere, perché è stato una leggenda del Napoli, ci ha dato tante soddisfazioni, ci ha fatto vincere finalmente dopo tanti anni qualcosa che a Napoli era immaginabile. Cosa ricorda di quando giocava lui? A Napoli, quando abbiamo vinto i due scudetti, che è stata la prima volta che abbiamo fatto un po' di bordello nel mezzo degli scudetti. E ricorda il gol che più le è piaciuto? Quello che entrerà nella leggenda del calcio è il gol che ha fatto contro l'Inghilterra, non con la mano, quell'altro che ha scattato dall'estremità, l'altra estremità ha scattato 7-8 persone. Quello è stato la leggenda, il più bel gol della storia del calcio. Maradona è meglio di Pelé, era meglio di Pelé, siamo tutti a lutto, poi ci faccio pure una messa e siamo a posto. Maradona è un divo, un grande divo, perché nel bene e nel male, perché Maradona è stato forte per Napoli, anche se è stato inquadrato come personaggio, diciamo, discreto a livello... No, a livello delle storie che poi ci sono stato lì, però Maradona... è un divo, i campioni sono campioni, in una fase e nella loro fase, diciamo, purtroppo se n'è andato presto, però nel bene e nel male, Maradona fece arrivare lo scudetto a Napoli. Maradona è stato un grande campione e ha fatto qualcosa che non ha fatto nessuno a Napoli, ha fatto vincere lo scudetto e la Coppa UEFA, è stato grandioso. Cosa sente dopo la scomparsa di Maradona? La tristezza, perché quando abbiamo avuto la notizia ci ha sconvolto, ci ha fatto piangere. Cosa ricorda di quando giocava a Napoli? Era bello andarlo a vedere, andare agli allenamenti, soprattutto, più che giocare, perché negli allenamenti faceva cose pazzesche. Non lo dimenticheremo mai, anche se non sono tifoso del Napoli, comunque resta che è un grande giocatore, e comunque Napoli lo piace con tanto affetto. Maradona, Napoli è il simbolo di Napoli.